Vediamo ora come si fa la propagazione degli errori con le moltiplicazioni e divisioni, per esempio come nel caso della densità. Immaginiamo il tappo di sughero del video precedente, 7 più o meno 1 cm cubi è il suo volume. Lo poniamo su una bilancia che segna 3,8 grammi. Attenzione che questo non significa che la misura della massa è infinitamente precisa perché non ha l'incertezza. Sappiamo infatti che quando l'incertezza non è esplicitamente indicata, è sottintesa che l'ultima cifra che è stata scritta ha una fluttuazione, una variabilità di più o meno 1. Quindi vuol dire che l'incertezza su questa massa è 0,1 grammi, cioè il valore può andare da 3,7 a 3,9. Basta che pensiamo per esempio a una bilancia digitale, quando noi mettiamo il tappo di sughero su questa bilancia, l'ultima cifra indicata dal display magari oscilla tra 3,7 e 3,9. Quindi l'incertezza sulla massa è 0,1 grammi, l'incertezza sul volume è 1 centimetro cubo e questi sono gli errori assoluti, delta M e delta V. Come si combinano questi errori assoluti per dare l'incertezza, cioè l'errore assoluto sulla densità? Perché la densità è facile da calcolare. Massa fratto volume viene circa 0,54 e rotti grammi al centimetro cubo. Il problema è come calcolare l'incertezza. Allora, sicuramente in questo caso, nel caso delle divisioni, massa diviso volume, non si può semplicemente sommare le incertezze assolute, anche perché non avrebbe senso sommare grammi con centimetri cubi, sono due grandezze disomogenee, infatti una è una massa, l'altra è un volume, che non sono sommabili. Si può dimostrare invece, ma la dimostrazione la saltiamo, che bisogna sommare non le incertezze assolute, ma le incertezze relative, cioè gli errori relativi. Ricordiamo che gli errori relativi sono le incertezze diviso le misure. Per esempio, nel caso della massa, l'errore relativo sulla massa del tappo è l'errore assoluto, 0,1 grammi, che commettiamo, diviso la misura, 3,8 grammi. Le unità di misura si cancellano e gli errori relativi non hanno mai l'unità di misura, cioè, come si dice, sono numeri puri. In questo caso, l'errore relativo sulla massa è 0,026, eccetera, eccetera. Se noi moltiplichiamo questo numero per 100, abbiamo la percentuale. Vuol dire che noi commettiamo un errore nella misura della massa del 2,6% circa. Cioè, 2,6 parti su 100 di questa misura qui, 3,8 grammi, 2,6 parti su 100 sono imprecise. Allo stesso modo, l'errore relativo sul volume. Dobbiamo fare l'incertezza assoluta, un millilitro o un centimetro cubo, che è lo stesso, diviso il volume, 7 millilitri. Di nuovo l'unità di misura si cancella e rimane un numero puro. 0,14, eccetera, è circa il 14%. Questo ci dice che la misura del volume è meno precisa della misura della massa, perché 14 parti su 100 di questa misura sono incerte, invece nel caso della massa neanche il 3% era incerta. Ora applichiamo la regola della propagazione degli errori, che dice che nelle moltiplicazioni e nelle divisioni dobbiamo sommare gli errori relativi. Quindi dobbiamo sommare questi due numeri che io ho scritto utilizzando molte cifre significative. Quattro cifre significative per entrambi i numeri. Se ne avessi usate di meno, i calcoli sarebbero venuti imprecisi, quindi bisogna usare almeno quattro cifre significative. Sommiamo questi due errori relativi e quello che otteniamo è l'errore relativo della densità. Infatti, come dice la regola, la propagazione degli errori, nel caso delle divisioni, l'errore relativo finale si ottiene sommando gli errori relativi, in questo caso della massa e del volume. Ora che abbiamo l'errore relativo della densità, che è quasi il 17%, che vuol dire? Che circa il 17% della misura che otterremo della densità, anzi che abbiamo già ottenuto della densità, circa il 17% è impreciso. Era questa la misura che avevamo ottenuto della densità, 0,54
grammi al centimetro cubo. Anche questo è scritto con molte cifre per non perdere precisione. Quindi il circa 17% di questo valore è impreciso. Ma quant'è il 17% di questo valore? Bisogna moltiplicare appunto il 17%, 0,1692, per il valore della misura e otteniamo 0,0092 grammi al centimetro cubo. Questa è l'incertezza assoluta. Si può anche ricavare matematicamente, perché sappiamo che l'incertezza relativa o errore relativo è l'errore assoluto diviso la misura, quindi l'errore assoluto sulla densità diviso la densità. Qui ho sbagliato a indicare con il rosso e col punto interrogativo la densità, perché la densità in realtà la conosciamo da prima. La densità abbiamo detto che vale 0,5429 grammi al centimetro cubo. In realtà la nostra incognita è l'incertezza assoluta, quindi è questo che noi dobbiamo ricavare, e infatti con la formula inversa ricaviamo delta D moltiplicando a destra e a sinistra per la densità, quindi la densità che è nota, ripeto, non è incognita, la densità che è nota va qua e moltiplica l'errore assoluto, epsilon sulla densità, l'errore assoluto sulla densità, epsilon D per D. Quindi è così che si trova l'errore assoluto sulla densità e fa 0,0092 grammi centimetri cubi, sarebbe in pratica il 17% della misura della densità. E non può essere scritta così però una incertezza assoluta, perché l'incertezza assoluta, non le incertezze relative, le incertezze relative vanno scritte con molte cifre, ma l'incertezza assoluta, l'errore assoluto, va scritto con una sola cifra significativa, lo sappiamo, e quindi 0,0092 diventa 0,09 grammi al centimetro cubo. Adesso è scritta con una sola cifra significativa. Perciò la misura finale della densità è 0,5429, più o meno 0,0092, diciamo 92, e poi applichiamo le due regole di aggiustamento delle misure. Partiamo dall'incertezza 0,0092. Abbiamo detto che va portata a 0,09, una sola cifra significativa. Dopo aver aggiustato l'incertezza, vediamo che ha due cifre decimali, allora anche la misura deve avere due cifre decimali e non 4. Perciò tronchiamo qui, siccome sopprimiamo un 2, l'arrotondamento va fatto per difetto, quindi 0,54 più o meno 0,09 grammi al centimetro cubo, e questa è la misura finale della densità. Mi sono dimenticato di disegnare qua l'intervallo di misura, allora devo disegnare un intervallo che al centro ha il valore 0,54 grammi al centimetro cubo, e ai lati di qua e di là devo aggiungere e togliere 0,09. Quindi gli estremi di questo intervallo sono 0,45 è l'estremo sinistro e invece l'estremo destro è 0,63. Questo intervallo che va da 0,45 a 0,63 grammi al centimetro cubo rappresenta la nostra misura di densità, cioè la densità del nostro tappo di sughero è compresa all'interno di questo intervallo, cioè un valore che va da un minimo di 0,45 a un massimo di 0,63 grammi al centimetro cubo. Meglio di così non si può stimare la densità di questo tappo di sughero, cioè non si può dire che è 0,54, potrebbe essere 0,55, 0,53, 0,58, 0,60, 0,48, potrebbe essere qualsiasi valore che si trova dentro a questo intervallo. Quindi non possiamo dire il valore preciso della densità, possiamo dire soltanto che è compresa tra un valore minimo di 0,54 e di 0,45 di 0,45 e un valore massimo di 0,63 grammi al centimetro cubo. Tutti i valori compresi lì dentro possono essere buoni come misura della densità del nostro tappo.